illustre personaggio della TV oggi per raccontare, dare contezza di quello che è oggi la tossicodipendenza. Una battuta sul sud e su quanto le è venuto all'orecchio per quanto riguarda il nostro sud. Allora, io farei una battuta sugli stupefacenti generali e sul problema che purtroppo tocca tantissime famiglie italiane. Noi dobbiamo concepire la droga come una vera malattia, dobbiamo essere coscienti che la droga è una malattia patologica, dobbiamo riconoscerla come malattia e ovviamente fare di tutto per aiutare i ragazzi che sempre più giovani cominciano a usare cocaina, eroina, crack, metanfetamine, di tutto di più. Non è un problema ovviamente solo il sud. A Milano, vi faccio un esempio, nei navigli hanno trovato tracce di cocaina, e quindi immaginiamo. La televisione, nel caso specifico Le Iene, un programma sempre attento, sempre al limite di querele e quant'altro, situazioni non sempre facili, come può aiutare i ragazzi e i genitori, perché dobbiamo anche dire che i genitori hanno un ruolo fondamentale, nonché la scuola. Allora, noi cerchiamo di, come dire, fare divulgazione, cerchiamo delle storie che siano di facile comprensione, ma quasi tutte però fanno capire che in ogni famiglia purtroppo può accadere questa disgrazia, io la chiamo disgrazia, e non è una sostanza solo legata al ceto sociale. Il figlio di un avvocato, il figlio di un poliziotto, il figlio di un contadino, tutti possono purtroppo accadere in questa rete. Ci va prevenzione e bisogna soprattutto parlare con i ragazzi. E poi lasciami dire una cosa, togliamoci dalla testa ad esempio che la marijuana, la canna non faccia bene, non è vero. E soprattutto, da padre di famiglia, non permetterei mai e non mi farei mai una canna assieme a mio figlio, a parte che non me le faccio, ma autorizzare, siccome la pensiamo come una cosa soft, autorizzare tuo figlio a fumarsi la canna in casa è lo sbaglio più grosso che si possa fare. Per il momento da Sava è tutto, tra un po' ci ricolleghiamo e vi raccontiamo di questo importante convegno dove ne sentiremo veramente delle belle. Buon lavoro. Grazie anche a voi. Ok? Grazie.